forse un po' più di luce su di loro. Sì, accendi pure. No, non c'è bisogno, di faccio un secondo. Aspetta, no, già illuminato. Buonasera a tutti, sono Angelo Longhi, sono presidente della sezione Ampi Martinini Guardesi. Questo è uno degli ultimi appuntamenti di questa stagione, che per noi è stata molto intensa. Noi siamo l'associazione più antica di questo quartiere, perché siamo qui da 80 anni quasi, e quindi sono tanti, si sono succedute diverse generazioni, ma siamo anche una delle associazioni più attive e più partecipate di questo quartiere, visto che abbiamo chiuso il 2022 con 330 iscritti, che è un buon numero, direi, per essere un'associazione che si occupa di antifascismo e quindi lo fa usando le armi principali dell'antifascismo, che sono la cultura, la musica, la poesia, la presentazione di libri, la pubblicazione di libri nostri. E ne arriva un nostro libro fatto da un gruppo di nostri studiosi, fra cui alcuni giovani neolaureati di storia, chiaramente, che narrerà l'epopea delle infermiere dell'ospedale Maggiore, che insieme ad alcuni medici, ad alcune suore e insieme alle donne di questa casa e anche della casa di Via Armada 8, dei gruppi di difesa della donna, organizzarono la fuga dal reparto Ponti, dove erano conferiti i prigionieri dei nazisti, alcuni ebrei e molti detenuti politici, fra cui Aldo Tortorella, che è ancora vivo, che poi diventa deputato del PC, la fuga di oltre 30 di questi detenuti, senza che i tedeschi riescano mai a metterci le mani sopra, cioè senza che mai vengano scoperte. Quindi un libro molto interessante che è costato un paio d'anni di lavoro. Oggi Roberto Iasoni con Bruno Maida vi presenteranno un lavoro splendido, i volumi li trovate qua fuori in vendita, e fatto tra l'altro sull'infanzia, quindi un punto di vista storico particolare ed estremamente anche attuale. Qui si parla di rapimenti di bambini, la guerra che c'è in corso in questi mesi, purtroppo, che sono stati portati via dal loro territorio. Quindi l'infanzia è sempre stata una delle armi di ricatto di tutte le guerre. Io non voglio farla troppo lunga, do la parola a Roberto Iasoni. Se Maria Piera, non so se vuoi portare il saluto. Il programma del centro, no. No, perché le persone che sono qui ci conoscono tutti e sanno che siamo più che attivi. Ok. Al microfono. Va bene. Grazie e benvenuti anche da... Più vicino. Anche da parte mia. Allora, Angelo citava la vicenda dei bambini ucraini. Sono circa 16.000, sembra, quello che sostengono le fonti appunto di Kiev, i bambini trasferiti illegalmente a partire dal febbraio del 2022 in molte, più di 40 strutture cosiddette rieducative in Russia. Dopo passo. Vabbè. Ecco, forse così ci siamo. In Russia e probabilmente anche in Bielorussia. La Corte Penale Internazionale parla di bambini trattati come bottino di guerra e ha emesso, come forse molti di voi sanno, ha emesso due mandati di cattura, uno contro Vladimir Putin e un altro contro un'alta funzionaria russa che per paradosso si occupa dei diritti dei bambini della Federazione Russa. Due mandati di cattura per crimini di guerra. Adesso è troppo vicino. Ora, va bene, tra le cicatrici che, diciamo, che lascerà questa guerra c'è anche appunto quella di una generazione traumatizzata, che è la generazione dei bambini deportati, dei bambini rifugiati e sfollati. Allora, il professor Bruno Maida, che ovviamente ringraziamo per essere venuto da Torino a parlarci quest'oggi, insegna storia contemporanea appunto all'Università di Torino e ha dedicato tre saggi
all'intreccio tra infanzia e guerra. Li trovate ovviamente, come ha detto Angelo, all'ingresso. Sono La Shoah dei bambini, la persecuzione dell'infanzia ebraica in Italia 1938-1945, che è uscito in una prima edizione nel 2013 ed è stato riproposto nel 2019, L'infanzia nelle guerre del Novecento, che è uscito nel 2017, e I trend dell'accoglienza, infanzia, povertà e solidarietà nell'Italia del dopoguerra 1945-1948, che è stato pubblicato nel 2020. Tutti e tre i volumi, coincidenza curiosa, sono stati ristampati quest'anno. I primi due, diciamo, nell'edizione tascabile in Audi, il secondo come edizione speciale collaterale al Corriere della Sera, e ovviamente anche quest'ultima è andata molto bene dal punto di vista del riscontro, diciamo, di mercato. Allora, gli storici si occupano del passato anche, non soltanto forse, ma anche per rispondere alle domande che pone il presente. Quindi io mi sento autorizzato a partire dall'attualità. Ora, ogni guerra chiaramente ha le sue specificità geopolitiche, locali, storiche, eventualmente anche religiose, quindi ogni guerra è diversa dall'altra, però forse ci sono dei tratti comuni in ogni conflitto, processi, elementi che stabiliscono delle relazioni, delle somiglianze. Ecco, io la prima domanda che vorrei al professor Maida è proprio questa, cioè la vicenda dei bambini ucraini è una terribile, diciamo, novità post-novecentesca o ha invece dei precedenti nel Novecento, per non risalire più indietro? Cioè, come dire, ha il marchio così d'infamia della contemporaneità o è in qualche modo una costante del... un'orrenda costante dei conflitti? Prego. Proviamo che vada. Si sente bene? Sì. Beh, intanto grazie per l'invito. Sono attento. Non conoscevo questa struttura, questa esperienza. La conoscevo di guarda, pur essendo venendo tante volte a Milano, quindi una buona occasione per conoscere cosa si fa. Dunque, per rispondere a questa domanda implicherebbe che stiamo qui fino a notte, non voglio farlo. Provo a vederla da alcuni punti di vista per rispondere a questa domanda. La prima cosa che viene in mente è che noi ci accorgiamo delle guerre soltanto oggi. Cioè, se noi pensiamo al Novecento, ci rendiamo conto che l'infanzia, e la condizione dell'infanzia è migliorata straordinariamente. Cioè, no, l'infanzia nel corso del Novecento è diventata tutta scolarizzata, cioè che va a scuola. E si è sviluppata una medicina, la pediatria, cioè quindi l'idea che ci sia una medicina specifica per l'infanzia, è stato combattuto in modo sistematico il lavoro infantile e potremmo andare avanti. Ed è vero, ma è vero soltanto se noi guardiamo la nostra parte di mondo. Cioè se noi, non so se vi ricordate quel film L'attimo fuggente con il professor Keating, no? Che faceva salire sul banco gli studenti, diceva almeno ogni tanto bisogna cambiare il punto di vista per capire il mondo. No, ogni tanto. Ecco, se noi proviamo a cambiare il nostro punto di vista e guardiamo il resto del mondo, ci rendiamo conto che per il Novecento si è combattuto continuamente. E i bambini sono stati quindi vittime delle guerre per tutto il Novecento. Noi questa cosa dal 45 non l'abbiamo più vista. Quando è che ci siamo accorti che le guerre esistono ancora? Due volte. Una quando c'è stata l'ex Jugoslavia, perché c'eravamo ai confini, e adesso l'Ucraina, perché sono bianchi come noi, li riconosciamo come parte del nostro mondo. Allora, la vicenda dell'Ucraina si inquadra innanzitutto sul fatto che le guerre hanno attraversato il Novecento e noi semplicemente siamo una parte di mondo felice, ricca e benestante e che l'ha tenuta lontana. E l'ha tenuta lontana sia da un punto di vista reale, cioè non abbiamo più fatto la guerra, le abbiamo finanziate, casomai, abbiamo venduto armi, ma non abbiamo fatto la guerra, e l'abbiamo tenuta lontana anche da un punto di vista, quasi come dire, materiale, da un altro punto di vista, cioè evitando che la guerra, o meglio le sue conseguenze, ci toccassero.
evitando le migrazioni, evitando che quei confini diventassero permeabili, no? Mantenendo lontano. Allora, questa guerra invece ci pone questo tipo di problema, dopo guerra ucraina. Faccio due o tre esempi per capire di che cosa stiamo parlando. La prima fotografia che ha avuto un grande sviluppo mondiale sull'Ucraina è stata una fotografia falsa. Ed era la fotografia di una bambina seduta nel vano di una finestra con un Kalashnikov tra le braccia. Quella foto era falsa perché è stata fatta prima della guerra e poi dopo venduta. Però la cosa interessante era che metteva subito al centro l'infanzia come portatrice di un'idea di patriottica e di difesa dello Stato, no? E dall'altra parte in qualche modo faceva una cosa ambigua, e cioè in qualche modo ci dava l'idea che la guerra è un gioco e che i bambini giocano alla guerra. E invece il gioco per i bambini è una cosa, ricordiamo, estremamente seria, non è una cosa poco seria. Quindi l'infanzia entra subito nello spazio pubblico, no? Del racconto dell'Ucraina. Poi c'è un altro aspetto che vale la pena ricordare da questo punto di vista, e che è un po' più critico. Noi veniamo invasi dall'immagine della guerra, veniamo non invasi, ma immediatamente, come ogni paese civile, dice accogliamo i profughi dall'Ucraina. Quello che succede è un po' più ambiguo, perché quando i profughi cominciano ad andare in Polonia, i polacchi fanno andare in Polonia i bambini ucraini, ma non fanno andare quelli siriani. Cioè le due migrazioni non sono sullo stesso piano. I bambini siriani non sono uguali ai bambini ucraini. E questo crea un altro problema, cioè evidentemente non tutte le guerre però sono percepite come guerre uguali. La questione dei bambini, terza cosa, poi io smetto, dei bambini rapiti è interessante. È interessante prima di tutto perché io non so, cioè i numeri sono ambigui, perché queste informazioni attraversano il mondo in un modo non controllato. Però è vero, quindi prima di dare quei numeri, bisogna fare attenzione. Perché? Perché l'infanzia è uno strumento straordinario di mobilitazione. Di tutte le guerre si combatte in nome dell'infanzia, per dire noi difendiamo l'infanzia, però l'infanzia diventa quello che viene chiamato un soggetto mobilitato e mobilitante, cioè che da un lato viene mobilitato durante le guerre per appoggiare le guerre, dall'altra parte è mobilitante, cioè che aiuta a combatterle, perché è simbolico l'infanzia, no? Però è vero che è accaduto anche in passato. C'è una, adesso senza fare troppo lunga, c'è un'operazione che viene fatta dai nazisti proprio in quelle aree, Polonia, Ucraina e così via, quando la guerra è iniziata, che si chiamava operazione Lebensborn, che era del rapimento, fu il rapimento di decine di migliaia di bambini polacchi soprattutto, perché biondi, con gli occhi azzurri, in qualche modo, e questa è la cosa che secondo me non viene detta in questo caso abbastanza chiaramente, perché probabilmente è legata a una forma di ripopolamento. Cioè non vengono rapiti in quanto ucraini, ma in quanto questa guerra sta producendo un sacco di morti. In qualche modo si usano i bambini come strumento di ripopolazione di quei territori, quello che avevano tentato di fare i nazisti, prendendo questi bambini, cancellando il loro passato e facendoli adottare da famiglie tedesche, e il loro passato è completamente stato cancellato, pochissimi poi hanno saputo il loro destino. Forse avviene anche questa cosa. In effetti questa cosa è uno di quegli elementi che ci fa pensare a che cosa? Al fatto, ed è una cosa a cui tengo, qui cerco di raccontarla nei miei tentativi di ricostruzione storica, è che occuparsi dell'infanzia, però, bisogna stare attenti, non vuol dire due cose. Non vuol dire, uno, che ce ne occupiamo perché abbiamo buon cuore, non ci si occupa dell'infanzia perché ci cade una lacrima e ci vogliamo confortare, stare dalla parte dei buoni e dire va bene, noi ci occupiamo dei bambini. Ci si occupa di infanzia perché l'infanzia non è soltanto una vittima delle guerre, ma anche un'attrice e una spettatrice, cioè un protagonista della storia. E questo è un cambiamento radicale dal punto di vista dello sguardo, perché occuparsi dell'infanzia semplicemente perché ci commuove è una cosa umana, e ci mancherebbe, spero che chiunque si commuova davanti a un bambino che soffre, ma non è una buona ragione. La buona ragione è dire l'infanzia non è un soggetto passivo che esiste soltanto perché gli adulti esistono, ma un soggetto attivo
pensa, ha una memoria, agisce e quindi ha una sua lettura del mondo e anche una sua lettura delle guerre e quindi agisce nelle guerre, è testimone delle guerre e non soltanto vittima. In questo modo noi prendiamo un soggetto sociale, collettivo e non lo relegiamo in quella vittimologia che va molto di moda, no? Vedere la storia, il passato solo attraverso le vittime, che è una cosa, ci mancherebbe, che va benissimo, però le vittime sono anche spesso, cioè spesso sempre, anche attori della storia e ci raccontano un pezzo di storia attraverso il loro sguardo. Allora dobbiamo domandarci, adesso mi fermo, quale sguardo l'infanzia ci restituisce delle guerre e delle persecuzioni di questo, e anche poi dei dopoguerra, perché le guerre poi finiscono e c'è qualcosa anche dopo. C'è anche, diciamo, nei suoi libri fa anche questo richiamo al bambino attore in quanto bambino soldato, che è un fenomeno in questo caso recente del Novecento che noi registriamo in modo crescente. E che cosa significa? Dunque, i bambini in qualche modo ci sono sempre stati nelle guerre per varie ragioni. Per esempio nel Medioevo e anche in età moderna moltissime famiglie seguivano i maschi che andavano in guerra, quindi stavano vicini agli eserciti. Poi piano piano l'infanzia ha partecipato in modo ancillare, separato. Per esempio pensate alla figura del tamburino. Tamburino che sia nell'esercito americano, poi tamburino sardo, classicone, ma che interessante poi dei amici, visto da questo, poi magari ci torniamo, dei amici visto da questo punto di vista. Però l'infanzia non ha mai combattuto. Il momento in cui questo protagonismo, che prima era un protagonismo di mobilitazione, per esempio nella prima guerra mondiale, i bambini vengono mobilitati, cioè vengono mobilitati attraverso l'insegnamento nelle scuole, attraverso gli orti di guerra, che non solo sono un fenomeno della seconda guerra mondiale, attraverso i temi, attraverso le lettere che scrivono i soldati, cioè quindi i bambini partecipano alla guerra in qualche modo, ma da lontano. Quando è che incominciano a partecipare concretamente? Fino agli anni 80 e 900 no, a parte un caso molto limitato, che è quello della Hitlerjugend alla fine della guerra, cioè nel 44. In realtà prima i bambini della Hitlerjugend, i ragazzi vengono usati per la contraerea, ma proprio a combattere sono una unità di bambini, dei ragazzini, ragazzi della Hitlerjugend, che alla fine del 44 metà del 44 viene mandata al fronte, soprattutto al fronte dove c'è lo sbarco in Normandia, vengono uccisi quasi tutti. Però quello è un episodio drammatico, ovviamente, ma limitato. La vera nascita della figura del bambino soldato si ha negli anni Ottanta con la guerra tra Iran e Iraq. È lì che viene usato, soprattutto dall'Iran, per la prima volta in modo sistematico, l'infanzia come combattente, come bambino soldato. E poi questo fenomeno si diffonde soprattutto nei paesi asiatici e nei paesi africani in modo sistematico negli ultimi 20 anni del Novecento, diventando un fenomeno di massa, cioè pieno di posti dove ci sono veri e propri eserciti di bambini che vengono. E questo è possibile per tutta una serie di motivazioni. Non vorrei farla lunga, le dico in sintesi, poi se vi interessano ne parliamo, poi chiedetemi anche voi quello che qualcosa di interessa. Primo perché sono cambiate le guerre, quelle cosiddette post-novecentesche, dopo l'89 sono guerre diverse, che implicano la creazione di milizie, che sono diverse dal punto di vista del combattimento, ma soprattutto perché c'è una diffusione straordinaria di quelle che sono le armi leggere, pistole, Kalashnikov è l'arma perfetta, pesa poco, costa poco, 10 euro. 10 dollari in Africa, è facile da smontare e da rimontare, un bambino lo può fare tranquillamente. Le armi leggere, per darvi un'idea, in questo momento nel mondo ci sono qualcosa come 700 milioni di armi leggere e i bambini quindi possono fare la guerra, bambini e bambine possono fare la guerra perché possono usare bombe a mano, pistole, perché diventano l'arma più diffusa in assoluto. E poi anche perché, e questo poi bisogna dirlo, perché queste guerre sono in aree dove non c'è nessun controllo, e tantomeno nessun controllo internazionale. Perché se voi guardate, io ho provato a farlo in uno di questi libri, a ricostruire tutta la legislazione internazionale a protezione dell'infanzia in guerra,
nel corso del Novecento, è una legislazione bellissima. La legislazione internazionale, le convenzioni tra gli stati, gli accordi, le leggi nazionali. Guardate, a leggerle uno si commuove tanto, sono, perché sono belle, fanno vedere proprio la volontà di protezione dell'infanzia, la consapevolezza che le guerre stanno invadendo il mondo dell'infanzia, quindi il bisogno di costruire norme, diritti, procedure. Poi dopodiché non le rispetta nessuno. Noi abbiamo firmato una convenzione che ci impegna, come tanti altri stati, a non vendere armi ai paesi che usavano bambini soldato, e noi eravamo il paese che più vendeva con l'attraverso la beretta armi ai paesi che usavano bambini soldato. Cioè c'è uno scarto enorme tra una volontà e una necessità di protezione dell'infanzia sempre più coinvolta nelle guerre e la realtà politica, la pratica politica. Perché l'altra cosa che vale la pena ricordare su questo è che quando noi pensiamo ai bambini che muoiono in guerra, no? Ovviamente ci viene in mente che gli sparano, gli cade una bomba sulla testa, vengono uccisi, ed è vero. Ma la stragrande maggioranza dei bambini che muoiono dove c'è la guerra non muoiono di quello. Muoiono di un processo che possiamo chiamare desertificazione del territorio. Muoiono di fame, di sete, ma muoiono perché non c'è nulla che gli consente di vivere. La cosa più impressionante per capire questo fenomeno, l'ultima cosa che ci fa capire questa cosa, è che nel mondo le disuguaglianze sono aumentate. Cioè, se vogliamo capire le trasformazioni delle guerre e l'uso dell'infanzia, dobbiamo partire dal presupposto che le disuguaglianze sono un po' diminuite da tutte le parti, ma la forbice tra la nostra ricchezza e la povertà, vi faccio un esempio, posso ancora un minuto? Sono un esempio molto concreto, perché poi è difficile trasformare questo in qualcosa di reale. La mortalità infantile si misura in questo modo, si misura sulla base, come dati internazionali, come calcolo, sul numero di bambini che muoiono o nel primo anno di vita o nei primi 5 anni di vita. Questo calcolo, se noi andiamo a vedere per esempio l'Italia, ma vale più o meno, l'Italia era più indietro, ma vediamo l'Italia che era esattamente un paese più indietro alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, aveva dei dati, si calcola in 1000, quindi aveva un dato, adesso più o meno, adesso non lo ricordo preciso, ma la misura è quella, del 70 per 1000 di mortalità infantile, cioè 70 bambini su 1000 che nascevano, morivano. E i dati in altri paesi africani e asiatici erano qualcosa tipo 300-400 per 1000, cioè ogni 30-40% per intenderci. Ora, noi se guardiamo i dati di oggi, della mortalità infantile, in Occidente sono zero. Cioè non muoiono bambini se non per cause o congenite o eccezionali. Ma qualunque altra causa di malattie tipo tubercolosi, così, non colpisco in Occidente più nessun bambino. Questo è diminuito anche in tutti quegli altri paesi, i quali però continuano ad avere un tasso alto. In Mali, la mortalità infantile mi pare che sia intorno a 150 per 1000. Cioè, voglio dire, spero che sia chiaro il mio ragionamento, che è vero che è migliorato il mondo, e non possiamo dire che non sia così, ma il nostro è davvero migliorato, e quello degli altri è migliorato solo un poco. Quindi se noi non teniamo conto di queste trasformazioni, anche nelle disuguaglianze, e poi non capiamo, non la guerra in Ucraina, che la capiamo, è vicina, ci colpisce, la riconosciamo in qualche modo anche per come è fatta, per come viene combattuta, da chi viene combattuta. Ma in questo momento non è che c'è solo la guerra in Ucraina, o Ucraina che sia. C'è un sacco di posti nel mondo dove si muore, si combatte, i bambini vengono usati in guerra e muore. Cioè, quindi, questo non per togliere nulla all'Ucraina, ma quell'immagine che per me è esemplare di un, cioè, non è un'immagine che ho visto, è un'immagine che ho nella mia testa, di due bambini, uno ucraino e uno siriano che arrivano al confine polacco, quello ucraino entra, quello siriano no, è in qualche modo la misura del fatto che forse noi dovremmo cambiare, salire sul banco, guardare dall'altra parte, perché se no ci mancano dei pezzi. Professore, vorrei fare un salto indietro di qualche decennio e vorrei chiederle se anche nella resistenza italiana o europea c'è qualche dato che è in qualche modo riconducibile al ruolo dell'infanzia sotto gli aspetti che abbiamo visto fino ad ora? La guerra sicuramente, e qui siamo una città che ha avuto il bombardamento di Gorla, quindi voglio dire, abbiamo l'immagine come vittime, Milano, come dire,
ha una sua misura evidente. Cosa deve essere la resistenza? Per due motivi. Uno è perché fino adesso nella nostra chiacchierata abbiamo usato un'espressione senza definirla, e cioè abbiamo usato l'espressione infanzia. Allora, i bambini sono diversi dall'infanzia. I bambini sono le persone concrete, no? Quelli che conosciamo e vediamo. L'infanzia è una categoria culturale e che quindi varia nel tempo e nello spazio. Faccio un esempio per capire. Per noi il bambino è da 0 a 12 anni più o meno, 0, 13, 0, è legato soprattutto allo sviluppo dell'età scolare. È pieno nel mondo di posti dove l'infanzia è invece legata, come era nelle tradizioni contadine, ai ruoli, alle funzioni. Tu diventi adulto, non sei più bambino, quando fai quella determinata cosa. Quindi i passaggi che noi abbiamo, infanzia, adolescenza, giovinezza, non sono uguali dappertutto. Non solo, ma teniamo anche conto che in questo momento, mentre noi parliamo, nel mondo ci sono 50 milioni di bambini di cui non sappiamo l'età, perché non c'è l'anagrafe in tantissimi posti. Mohamed, che è un ragazzo che studia a Torino, nella mia università, che faceva il pastore di cammelli nel Mali, a un certo punto lui ha visto, raccontava che lui aveva questa cosa che vedeva gli altri che sapevano leggere e lui non sapeva leggere, vedeva delle scritte e non le sapeva leggere. Allora ci ha dovuto, ha preso e se n'è andato, si è fatto tutta la traversata, è arrivato fino in Italia, anni fa, poi si è messo a studiare. Ora, se lui chiede a Mohamed quanti anni ha, lui non lo sa, non lo sa, non ne ha idea. Allora, l'infanzia è una costruzione culturale. Lo dico perché allora il problema è: qual è l'infanzia nella resistenza? Noi sappiamo che c'erano anche bambini che hanno, diciamo, combattuto, per modo di dire, che hanno mascotte, che hanno fatto magari le staffette in qualche modo, che erano a seguito di qualcuno. Su qualche anno fa sul Corriere apparve una serie di foto, non su Repubblica, una serie di foto di bambini. Poi mi chiesi, ho detto, secondo me quella balla, cioè nel senso, un conto è la mascotte, un conto è il bambino che ha combattuto. Allora, noi abbiamo il ragazzino, non bambino, più famoso della resistenza, è Pin, del sentiero dei nidi di ragno di Calvino, ed è che è molto interessante perché è l'immagine della seduzione delle armi. Quello è un racconto che passa attraverso la storia di una pistola, che è l'arma e la seduzione della violenza, ed è interessante. Quindi ci sono bambini da entrambe le parti, perché una delle immagini più terribili che ci sono di quel periodo riguarda un bambino, tra virgolette, fascista. Ed è in quel straordinario film dei Fratelli Italiani, Notte di San Lorenzo, Marmugi, il fascista, quando vanno a fare la battaglia nel Grano, e che poi finiscono su dei due alberi, no? E ricordate, quando scendono giù i partigiani, ti ferisce profondamente, perché i buoni non sono i fascisti, sono gli altri. Eppure quando scendono giù e il padre dice uccidete me, lui è un bambino, loro cosa fanno? Fanno una cosa, uccidono prima il bambino, poi aspettano 2-3 secondi e uccidono lui. È una roba che dal mio punto di vista non è disumana, è antiumana, che è una cosa diversa da disumana, è antiumana. Quindi, però la cosa interessante di quel bambino è come segue suo padre, come loro raccontano questo seguito suo padre, questo bisogno di essere come il padre, la violenza, lui aiuta a uccidere un partigiano il padre ed è felice. Cioè, la guerra produce anche questo. Allora, nella resistenza noi abbiamo avuto casi di bambini, poi abbiamo avuto anche una costruzione, successiva. I riconoscimenti partigiani sono stati un luogo straordinario per costruire false appartenenze. Io ho visto delle schede di 14 anni comandante partigiano, non ci crede nessuno, però serviva, lo sapete benissimo, al riconoscimento partigiano prende qualche soldo dopo la resistenza, quindi c'è tutto. Però nessuno ha mai studiato questa cosa in realtà, perché è difficilissimo riconoscere quelle storie. Abbiamo il caso più evidente, Gennaro, come si chiamava il bambino della medaglia della resistenza delle quattro giornate di Napoli, quello poi di Danny Loy che muore tirando e che se voi leggete la motivazione medaglia d'oro è una motivazione da libro cuore, no? Perché il modello è quello, è il modello che passa attraverso la piccola vedetta lombarda, il tamburino sardo, il patriottismo, la mobilitazione culturale, e che ha
attraversa tutto il processo, come si usa dire, di nazionalizzazione che c'è nei diversi paesi europei. Cioè la costruzione non del soldato che va a combattere, ma di quello che, una delle cose più terribili che ho mai letto, è sul Mein Kampf. Nel Mein Kampf Hitler scrive una cosa che non è poi così terribile apparentemente, ma secondo me lo è, quando dice che il completamento della scuola per un tedesco è il servizio militare. Cioè si diventa cittadini soltanto attraverso l'essere soldati. Questo percorso in cui la cittadinanza è fatta non più da quel patriottismo ottocentesco, nazionalista, buono, diciamo sostanzialmente quello dal libro cuore, no? Ma in cui l'essere soldato è una parte della tua identità, ma in cui l'identità di piena diventa quella dell'essere soldato. E questo è un processo importante perché segna quel processo di militarizzazione dell'infanzia che tra le due guerre è forte. Quando si dice... una battuta, si dice che quelli, tutti i partigiani che hanno combattuto nella resistenza erano fascisti, cioè nel senso che erano cresciuti durante il fascismo. Allora i bambini che nella prima guerra mondiale non hanno potuto combattere, che avrebbero voluto combattere, c'è cioè tutta una retorica, anche un racconto di bambini che vogliono andare a combattere a tutti i costi, poi nella seconda guerra mondiale si sono stati formati in quel processo di militarizzazione, di identità militare che il fascismo ha costruito. Guardatevi uno dei film, tra l'altro molto bello, di Blasetti, che passò tranquillamente dal fascismo al dopoguerra raccontando sempre le stesse storie, un film che si intitola Vecchia Guardia, che è un film degli, a metà degli anni 30, un bellissimo film peraltro, in cui lui racconta la storia di questo bambino che si chiama Mario, che non ha potuto combattere la prima guerra mondiale, che il fratello lo aiuta, gli fa tenere il fucile, il moschetto della prima guerra mondiale, e lui sa smontarlo, no? Sa oliarlo e tutto il resto, e alla fine Mario, adesso faccio il... Spoiler, alla fine lui, siamo nel 22, alla vigilia della marcia su Roma, va con un gruppo di squadristi contro i socialisti e viene ucciso. E allora in questo sacrificio del bambino c'è tutto il sacrificio della nazione e quindi le buone ragioni poi per combattere. Andando al di là delle Alpi, una delle cose più belle che abbia mai detto è che in Francia, dopo la sconfitta nel 1870 a Sedan, sapete che i prussiani gli danno in pochi minuti, gli danno un sacco di mazzate, i francesi della Sarsia Lorena non l'hanno presa bene, tanto che cosa fanno? Da quel momento in tutte le classi francesi la carta geografica dell'Europa, la Sarsia Lorena sono colorate di viola, che è il colore del lutto. Quindi generazioni di bambini francesi crescono con l'idea che quello è da vendicare. Il revanchismo passa anche attraverso, nella scuola, nell'infanzia, attraverso la costruzione di simboli, attraverso quello scenario che è l'aula scolastica, dove accadono delle cose, e accade una formazione, accadono, sono luoghi, simboli, pagine, immagini, cioè la costruzione dell'infanzia mobilitata è un processo lungo e complesso. Grazie. Vorrei andare, se me lo consentite, un po' sul personale, dopo rientriamo nel, diciamo, nelle pagine di questi libri. No, non lo farei se non mi sentissi autorizzato da un'affermazione che adesso non ricordo dove, che lei fa, e che è questa: il punto di partenza dello storico è sempre l'autobiografia. Ecco, sono curioso di capire qualcosa di più sulle radici di questo suo interesse scientifico, diciamo, ma forse non soltanto scientifico, per l'infanzia. Lei a un certo punto ricorda una visita alla mole, credo, una mostra su Torino con i genitori, una mostra su Torino in guerra. E, non so, da un punto di vista generale, diciamo scientifico, l'autobiografia è come una fonte, no? Chiunque vi dica che è neutro vi sta mentendo. Vi sta mentendo, ma anche se è un fisico nucleare, non uno storico, un umanista di qualche tipo. Cioè, chiunque fa ricerca mette se stesso, ciò che sa, ciò che non sa, le sue convinzioni, i suoi pregiudizi, la sua cultura, tutto lo mette dentro. Quindi nasconderlo è come se uno trovasse una fonte, un documento, e non lo fa vedere. E no, ci siamo dentro fino al collo. Con la nostra storia, con la nostra... E cambiamo, perché siamo esseri umani, e quindi quello che io scrivevo 20 anni fa è diverso da quello che scrivo oggi, perché sono un'altra persona.
Ed è esattamente quello che succede. Racconto quella vicenda perché è divertente. Nel 1995 facemmo a Torino, guidate da, coordinate da, da me che ero giovane, Giovanni De Luna, che invece aveva più anni di me, che litigavamo sempre perché lui è Gob, è Juventino, e io Granata, ma questa è un'altra questione. Facciamo una mostra su Torino in guerra. È una mostra, alla Mole Antonelliana, abbastanza nuova per l'epoca, perché avvenivano delle cose, cioè non era una mostra immobile. Noi avevamo fatto questa cosa, per cui durante la mostra ogni tanto si bloccava la mostra e succedeva questa. Avevamo fatto fare i fumi, che cioè avevamo le immagini dei vigili del fuoco, che ci avevano dato i bombardamenti su Torino. E allora partivano le immagini di tutta la Mole, si sentivano i rumori delle bombe, avevamo fatto fare degli aeroplanini che giravano per la Mole, salivano i fumi, e le sirene d'allarme, così. Cioè, questi erano degli eventi che accadevano. Vabbè, io per me ero giovane, ho fatto prima mostra, porto i miei genitori a vederla, l'orgoglio. Allora arriviamo, mentre entriamo, a un certo punto capita sta cosa che capitava ogni tanto. E mia madre si sente male. E io ho detto, sono stato bravo. Perché sono bastardo, come si dice dentro, veramente sono stato bravo, cioè funziona. La verità è che io in quel momento ho capito, mia madre era bambina all'epoca, che quell'esperienza aveva determinato un suo modo di guardare il mondo, che era diverso da quello degli adulti. Si era entrato nella propria identità e riusciva ogni volta che quell'esperienza in qualche modo si rinnovava. E questo l'ho capito dal punto di vista di qualcuno me l'ha insegnato, e ho capito anche da un altro punto di vista. Vi racconto un'altra storia, che è questa. C'è un bellissimo passaggio in una memoria di una milanese, deportata ad Auschwitz, che era Luciana Nissim, che è stata probabilmente la più grande psicanalista italiana del dopoguerra insieme a Cesare Musatti, che fu deportata, come forse sapete, insieme a Primo Levi, da Fossoli, e lei poi quando torna scrive una relazione che poi diventa il suo memoriale di Auschwitz, insomma. E lei a un certo punto racconta un passaggio che è questo, racconta di un arrivo ad Auschwitz di ungheresi. Forse voi sapete che gli ungheresi furono il gruppo, centinaia di migliaia più grande, che arrivò ad Auschwitz. Sapete il binario che entra dentro Birkenau? No, prima non esisteva fino al 1944 quel binario, venne costruito dopo, come se ci si fermava prima. Fino al 1944 non esisteva, lo costruiscono perché devono portarci dentro centinaia di migliaia di ungheresi. Va bene, lei arriva a questo treno, questo trasporto, e lei a un certo punto racconta di questa immagine, e cioè vede, in mezzo al caos, cani che abbaiano, tedeschi che urlano, la violenza, tutto questo, vede un padre che, con una delicatezza che sembra non avere cittadinanza in quel luogo, però prende questo bambino, probabilmente suo figlio, e con una grandissima delicatezza lo fa scendere dal treno. Fine, noi non sappiamo più niente, sappiamo sicuramente quel bambino è morto, il padre non lo sappiamo. Va bene, questa immagine a me aveva sempre colpito, devo dire, mi commuove sempre, quando mi commuoveva tanto. Andavamo sempre in giro con un'altra milanese che si chiamava Alessandra Chiappano, che lavorò tanto all'Istituto Nazionale della Resistenza, e andavamo in giro e scherzavamo dicendo raccontiamo questa perché questa funziona bene come immagine. C'è sempre quel cinismo di chi racconta sempre queste cose. Comunque resta il fatto che a un certo punto, dopo tanti anni che leggevo questa cosa, nascono i miei figli. E io qualche tempo dopo rileggo quella cosa e improvvisamente non me ne ho mai. Io avevo sempre guardato il bambino e improvvisamente vedo il padre. Lo so che è psicanalisi d'accatto questa, cioè, non è una roba particolare. Però l'idea che a quel punto il mio modo di vedere quella vicenda si è complessificato, non ribaltato, è diventato più complesso. Ho visto due protagonisti. Allora, questo che diavolo è se non l'autobiografia al servizio della storia, se non il fatto che la tua capacità eventuale, la tua intelligenza eventuale, le tue letture o non letture, quello che sai, che non sai, entra profondamente in quello. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento, l'autobiografia, c'entra perché io continuo a dire ai miei studenti quando inizio a fare i corsi che io cerco di insegnargli tre cose. Una sono le conoscenze.
segno storia contemporanea, insegno anche storia dell'infanzia, insomma, queste cose qui, cerco di trasferirgli delle conoscenze. Poi gli insegno che è molto più importante degli strumenti, cioè quelli insegnati degli strumenti, cioè quelli per cui quelle conoscenze diventano qualcosa di comprensibile, di, che ha senso, no? Che assume un senso nella storia, nel mondo, per te stesso. E poi la terza cosa che normalmente viene considerata, cioè insegno valori. Perché l'autobiografia significa che tu hai, io almeno penso, che si debba avere una funzione militante come intellettuale, sociale. Cioè la storia, come ogni altra disciplina, non ha soltanto una funzione conoscitiva e astratta, ha una funzione sociale. Se tu non riesci a inserirla in una sorta di militanza intellettuale politica all'interno del mondo, non dico che sia inutile, però a me sembra più erudizione che conoscenza. A me sembra, non è detto che sia così per tutti, per me è così. Quindi c'entra tantissimo l'autobiografia, ciò che penso, i miei valori politici, i miei valori etici, ci devono stare dentro, perché se no faccio una cosa, inganno il lettore. Ed è secondo me una delle cose peggiori che puoi fare, dirgli, io ti racconto quello che... Obiettivamente, no? Non oggettivamente, l'oggettività è una parola terribile. Come diceva Benjamin, l'oggettività è stato il più grande narcotico del secolo. Si può essere obiettivi, intellettualmente onesti, come diceva Salvemini, ma oggettivi, a me fa paura, francamente, l'oggettività. Però resta il fatto che ci sei dentro, tu come persona, con quello che pensi, che credi, con i tuoi valori, e quindi non dirlo sta ingannando il lettore. Questo anche su una cosa di cui parlavamo prima, è altrettanto importante il fatto che, almeno, uno ci prova, si scrive per... Mio padre faceva giornalista, e una delle lezioni che mi ha insegnato è questa, e cioè si scrive per farsi leggere. Io aggiungo, si parla per farsi ascoltare. Non esiste il racconto senza l'ascolto. Non può esistere un racconto senza ascolto. E se quindi non ti fai ascoltare, se non sei capace a scrivere in un modo decentemente leggibile, senza abbassare il livello del contenuto, se non sei capace a spiegarti, a raccontare il mondo, il racconto non esiste. È come se non esistesse, perché non c'è l'ascolto, non c'è una socializzazione del racconto, non c'è una comunione e una comunità che ascolta. E questo credo che sia esattamente il problema il valore per me dell'autobiografia. Bravo. Sì, appunto, sentire la necessità di comunicare come un dovere dello storico, no? In effetti, non l'ho detto prima perché queste cose sembrano sempre così, dei complimenti di pragmatica, però in effetti, diciamo, i libri del professor Maida, secondo me, sono importanti, preziosi, per due motivi. Il primo ovviamente perché raccolgono e contestualizzano una massa enorme di dati e di fonti, ricorrendo anche a delle testimonianze dirette. E al tempo stesso, come dire, servendosi del contributo anche di altre discipline, no? Dalla psicologia all'antropologia alla pedagogia, e quindi in qualche modo spostano ancora più in profondità l'analisi dell'intreccio tra infanzia e guerra. Ma c'è un altro motivo che secondo me rende questi libri importanti, ed è il fatto che non sono soltanto libri di storia, ma sono libri pieni di storie, quelle storie a cui, diciamo, accennato fino ad ora, li trovate qui raccontati. Cioè, come dire, sì, magari c'è anche un dato soggettivo spontaneo, cioè la capacità di scrivere in modo da farsi leggere, però quello che viene fuori, e quello che dichiara, insomma, il professore, è che questa è una scelta culturale, intellettuale, cioè il dovere come storico di essere divulgativi, che non è una brutta parola, ma è appunto la capacità di raggiungere quante più persone possibile, cioè produrre ricerca storica per portare avanti la conoscenza e per comunicare questa conoscenza a un pubblico sempre più vasto. È una cosa che, diciamo, altrove, in altri paesi, è scontata,
no? Nel mondo anglosassone, per esempio, però da noi invece è ancora una battaglia da vincere. Mm. Detto questo, però, vorrei ritornare, diciamo, nella traccia, nel solco della sua ricerca. A un certo punto, nell'infanzia, nelle guerre del Novecento, cita L'amico ritrovato, un bellissimo romanzo, no? Che immagino molti di voi conoscano, di Ullman. E il protagonista Hans, il protagonista di questo romanzo, appunto rivela, no? che scopre diciamo, la sua diversità di ebreo, appunto quando viene espulso da scuola. È una vicenda che richiama la testimonianza di Liliana Segre. Liliana Segre, l'abbiamo sentito molte volte, può raccontare la stessa storia di Hans, cioè in un giorno di fine estate del 38, a Premeno sul Lago Maggiore, il padre a pranzo le dice che di lì a qualche settimana non avrebbe potuto più continuare la scuola, perché tra l'altro la scuola a Milano, la scuola Ruffini, con l'insegnante a cui era molto affezionata, la maestra Bertani, perché era stata espulsa. Ecco, Liliana in quel momento ha 8 anni, dovrebbe andare in terza elementare, ci andrà, ma non in una scuola non una scuola ebraica, in una scuola privata, ci andrà, comunque di fatto viene espulsa dalla scuola pubblica. E Liliana dice: quella espulsione per me è stata la scoperta della mia ebraicità. Ricordiamo che la famiglia della Segre è una famiglia laica, anzi più ancora che laica, è assolutamente non religiosa, quindi non c'è stato fino a quel momento nessun motivo per Liliana di rendersi conto della propria diversità. 5 anni dopo, nel 43, Liliana viene arrestata, prima rinchiusa nel carcere di Varese, poi l'anno successivo parte dal binario 21 che la porterà appunto ad Auschwitz. Ecco, Auschwitz, la Shoah. Lei dice che la Shoah dei bambini è la Shoah in sé, cioè in qualche modo lì si concentra l'essenza stessa di questa orrenda operazione. In che senso è la Shoah in sé, la Shoah dei bambini? Beh, la Shoah in sé è quella che potremmo chiamare la sindrome di Erode. Se vuoi distruggere una comunità, parti dai bambini. Distruggi l'infanzia e cerchi di rendere impossibile il futuro di quel gruppo. E se noi guardiamo i genocidi novecenteschi, questo è un elemento che ritroviamo spesso. Nel genocidio armeno è evidentissimo questo elemento, no? Nella pulizia etnica nella Jugoslavia è evidente, così via. Non è che uno deve... Poi la Shoah ha un suo carattere particolare rispetto agli altri genocidi, ma insomma, però fa parte del meccanismo genocidiario novecentesco. Quindi uccide i bambini, però da questo punto di vista bisogna, come dire, tenere conto di un processo secondo me anche più complesso, nel senso che quando noi parliamo della Shoah sappiamo di che cosa parliamo, cioè stiamo parlando di un fenomeno che avviene tra il 1941 e il 1945, cioè è dentro la guerra. Prima di quel periodo non c'è la Shoah, c'è la persecuzione dei diritti delle persone nei diversi paesi, ma non c'è la Shoah, cioè non c'è il tentativo organizzato, volontario di uccidere gli ebrei. Questo inizia in modo, chiamiamolo, selvaggio con l'invasione dell'Unione Sovietica nel giugno del 1941, poi viene organizzato sistematicamente a gennaio 1942 con la conferenza di Wannsee, ma quindi prima abbiamo una sistematico organizzazione della persecuzione, che però non è un fatto secondario. No, questo è importante per dire che non è tutto uguale, no? Se noi prendiamo la Germania del 35, l'Italia del 38, per dire leggi Norimberga, leggi razziali, no, non c'era il pensiero né nei nazisti né nei italiani di sterminare gli ebrei. Tuttavia il legame c'è, ed è un legame importante. Perché? E lo è tanto più per l'infanzia.
apro una parentesi, io sono un noto apritore di parentesi che poi si dimentica di chiudere, quindi scusate se sono confuso, ma ci provo. E la parentesi è questa: la Shoah ha colpito tutti, uomini, donne, bambini, vecchi, nello stesso modo. Nel senso, è stato un feroce tentativo di discriminare, colpire e poi uccidere gli ebrei. Tuttavia, per l'infanzia è una cosa diversa. La sua diversità non è stato perché sono bambini, quindi si commuovono se vengono. No, è che i bambini ebrei vengono colpiti nella fase della loro crescita. Cioè la persecuzione diventa un elemento identitario molto più forte di un adulto. Ora, si è diverse, 30 anni, 40, 50 anni, 60 anni, non siamo mai la stessa persona, ma siamo persone formate. Invece la formazione, la crescita, l'identificazione con se stessi dei bambini avviene appunto nell'infanzia, no? E quindi lì i bambini crescono, i bambini ebrei, in quella che una mia amica, all'epoca bambina ebrea, e poi diventata una psichiatra nel dopoguerra, ha chiamato attesa della catastrofe, cioè l'idea di vivere una sorta di attesa della catastrofe. No, a me viene sempre in mente, perché leggevo Asterix da bambino, i galli che pensavo che il cielo gli crollasse sulla testa, a me viene in mente quell'immagine cretina, mi rendo conto, ma a me viene in mente quella, cioè l'idea che c'è qualcosa che ti accompagna all'esistenza e tu pensi sempre che verrai colpito da qualcosa. Ecco, i bambini crescono, si formano con quell'identità. Pensate a un bambino che aveva 6 anni in Italia nel 1938 e quindi non va a scuola, cioè quell'anno non inizia la scuola, e pensate che gli vada bene, no? E cioè che sopravviva, che non venga deportato. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, sono passati 7 anni, non è più un bambino, ma tutta la sua infanzia si è formata nella paura, nell'isolamento, nell'esclusione. Cioè, questo elemento è straordinariamente importante per capire il legame tra persecuzione e Shoah, senza confondere le due cose, senza appiattire tutto come se fosse lo stesso processo. E poi pensiamo anche alle conseguenze pratiche. Voi sapete che il primo atto, per esempio, che in Italia viene fatto della costruzione della persecuzione razziale è il censimento. Il censimento degli ebrei. Nell'agosto del 38 tutte le case degli ebrei, quella che era registrata in comunità e così via, arriva il messo comunale e col foglio censimento, e le famiglie ebraiche devono compilarlo dicendo quanti sono, chi sono, come si chiamano, qualche età hanno, dove vivono e così via. Quando cade il fascismo nel luglio del 43 e si forma il governo Badoglio, l'Unione delle Comunità Ebraiche chiede al governo di buttare via quel materiale, ma non perché pensavano ad Auschwitz ovviamente, ma perché era una schifezza, che era la prima volta nella storia unitaria che un gruppo veniva discriminato ed era un gruppo di serie B. Quindi è una vergogna l'averlo fatto, e quindi non viene fatto. Ed è quello che poi consente, quando arriva dopo l'8 settembre, a tedeschi e fascisti insieme, di andare a cercare casa per casa tutti gli ebrei. Quindi c'è anche un legame pratico, e poi c'è anche un legame ulteriore. Pensate appunto quello che deve fare Liliana, no? Poi adesso torno su Liliana, su una cosa che mi ha insegnato. Lei deve scappare col padre, no? Deve scappare. E deve scappare quando? Cioè, quando tu scappi, a me non è mai capitato di scappare, cioè, però io immagino che fuggire sia una roba, tanto per i bambini fuggire è una roba strana, perché i bambini gli avevano insegnato che scappavano i ladri, quindi se scappavano erano diventati ladri anche loro. Ma fuggire lo fai, dovresti avere tutto, no? La forza di fuggire. Pensate a una famiglia che è stata isolata per 5-6 anni. Isolata, non ha più potuto lavorare, ha usato tutte le sue risorse, si è indebolita materialmente e psicologicamente, e quando deve scappare, siamo nel 43 in Italia, è esattamente senza più risorse. Accidenti se c'è un legame tra quello che è successo nel 38 e quello che succede nel 43, no? Tuttavia, anche quello bisogna guardarlo dal punto di vista dei bambini, nel mio osservatorio limitato, ma che è quello dell'infanzia. E lì, per esempio, Liliana è stata estremamente utile, perché la prima volta che si è conosciuti, 20 anni fa, facevamo una cosa insieme a Firenze, non ricordo. Io faccio la mia relazione, infanzia, Shoah, così via, poi lei fa la sua testimonianza, così via. Alla fine mi dice, senta, ci siamo senta, è andato tutto bene, però lei si è dimenticato una cosa, accidenti. Cosa mi sono dimenticato? Lo stupore.
In che senso? Perché noi bambini, quando siamo entrati ad Auschwitz, la cosa che più di ogni altra cosa era lo stupore. Cioè, non stupore non pascoliano, ma insomma, era lo stupore di non capire quello che succede, come interpretarlo, cosa fare, tutto il resto. Lo stupore. Lo stupore è una categoria storica. Eh sì, perché se non ci metti quelle, se non ci metti le categorie dell'infanzia, non la capisci mica. E se non pensi alle valigie, che sono un'immagine che nei bambini ebrei che devono scappare fortissima, perché ricordano le valigie dell'ingresso, oppure ricordano, quella valigia è interessante perché viene sempre in mente che diavolo si mette in una valigia quando si scappa. Come si mette? Si mettono i vestiti, si mettono i gioielli, non li vuoi mica lasciare a casa, i soldi se ce li hai, magari ci metti anche un po' di pane e salame, scappi, ma dove? Fino a quando scapperai? L'unica cosa che non si mette, i genitori lo dicono ai bambini, roba inutile, i giochi, anzi i giocattoli, i giochi e i giocattoli sono la stessa cosa, i giocattoli rimangono nell'altra parte della vita. E per un bambino non è poca cosa, perché il mondo è fatto a misura di adulti. Me l'ha spiegato una volta molto bene un pedagogista milanese, Raffaele Mantegazza, vecchio caro amico, che una volta mi ha detto, anzi una volta mi ha detto che stavo diventando un pedagogista e ho detto non offendere. Ma insomma, al di là di quello, una volta mi ha detto, sai come fai a capire che il mondo è fatto per gli adulti, non per i bambini? Come faccio a capire? Leggi i regolamenti condominiali. Perché c'è scritto che dalle 2 alle 4 i bambini devono stare zitti e gli adulti perché gli adulti devono riposare. E noi i bambini sono tornati a scuola, cioè non voglio fare casino. Non di stare zitti, hanno bisogno di togliersi da quell'immobilismo delle classi e così via. E però sono fatti a misura di adulti. Allora le categorie dell'infanzia sono importanti. E sono importanti anche perché noi dobbiamo, per capire l'infanzia, dobbiamo guardarla con i loro occhi. Perché se la guardiamo con quello che io chiamo colonialismo adulto, cioè il fatto di fare finta di parlare con gli occhi dei bambini, in realtà guardiamo col nostro mondo di adulti, in parte è necessario perché i bambini non raccontano, scrivono la loro storia. È l'unico gruppo, tra l'altro, altra parentesi che apro, insomma, l'unico gruppo, se ci pensate, perché quando, per esempio, negli anni 60 le donne hanno rivendicato il diritto di raccontare la storia, anzi il bisogno, il diritto che fosse raccontata la storia delle donne, l'ha scritta loro, anzi hanno rivendicato il diritto della soggettività, anzi non ci pensiamo neanche gli uomini a scrivere, la scriviamo noi, si permettono, noi la possiamo, i bambini no. Quindi c'è sempre questa mediazione che è complessa, che non rende impossibile complessa, però la questione dei bambini è interessante perché in uno dei racconti che mi ha più colpito, di due bambini, anzi un bambino c'è anche il fratello, del 38, per ricordare prima, cioè l'espulsione dalle scuole, il ricordo di questa bambina genovese non è la scuola, l'espulsione, tutto il resto, è l'immagine dei suoi genitori seduti su una cassapanca nel corridoio di casa che piangono. E questo è una cosa che, di nuovo, le categorie della storia, una delle cose, me la sono inventata questa espressione perché non ha niente a che fare con pedagogia, però per me la ferita più profonda per i bambini perseguitati è stata la ferita nella quella che io chiamo onnipotenza genitoriale, cioè l'idea che tutti abbiamo, anche quando siamo adulti, senza pensarci, non ne abbiamo bisogno, che qua, i genitori ci salveranno quando saremo in difficoltà, anche quando non ne abbiamo più bisogno, quando non siamo adulti non è che abbiamo bisogno di genitori che ci salveranno, eppure quella sicurezza di avere i genitori che ti salveranno come supereroi è qualcosa che ci rende la nostra crescita più serena, più normale. Per tutti finisce l'infanzia, per tutti, per fortuna finisce l'infanzia. La differenza tra i bambini perseguitati in guerra è che per loro l'infanzia finisce velocemente, rapidamente, in modo storto. Dico storto, non è una grande categoria storiografica, ma in modo storto. Quella è la differenza, perché non è che l'infanzia invece per qualcuno non finisce. Allora, per i bambini perseguitati, quella ferita profonda della impotenza genitoriale che si accompagna al fatto che quella è una storia per tutti i bambini italiani, tedeschi, così, che è fatta di una cosa, di abbandoni. Di abbandoni. È una storia. Pensate quanto è feroce questa cosa. Cioè, viene abbandonata la scuola, abbandonate le maestre, abbandonate i compagni, e poi lentamente si abbandonano i luoghi, le cose, le case. Spesso i genitori che per salvarti magari ti nascondono, ma per un bambino si chiama abbandono, non si chiama salvezza, per il genitore si chiama salvezza.
Allora, se noi non, come dire, se non consideriamo queste categorie, il rischio è che non consideriamo il protagonismo dell'infanzia. Quindi non è più un soggetto, ma è semplicemente la nostra voce. Ed è molto difficile. Pochi sono riusciti, per esempio, a raccontare da adulti l'infanzia. Recuperarla non soltanto nel ricordo, ma anche nel linguaggio, nelle metafore, della tesi. Pensate, sono delle bellissime pagine di Simone de Beauvoir in memoria di una ragazza per bene che racconta l'ingresso della Prima Guerra Mondiale. Sono bellissime. Lei ha fatto un lavoro sulla memoria straordinario da quel punto di vista. Però è molto difficile, però non impossibile. Lei descrive anche le strategie di sopravvivenza dei bambini vittime della Shoah, e mi ha molto colpito la sottolineatura del fatto che in tutti i luoghi, in tutte le condizioni, i bambini abbiano la necessità, il desiderio, la volontà di giocare. Lo ha appena accennato, no? Cioè il gioco come difesa psichica, no? Come adattamento emotivo e psichico a una situazione orribile, anche all'interno del lager. Ecco, questa osservazione a me ha fatto venire in mente il film di Benigni, perché è una, come dire, è abbastanza paradigmatico di questa questa tendenza, di questa volontà, di questa necessità, no? Il film premio Oscar, immagino che tutti lo conoscano, no? C'è questa figura di padre che cerca di mettere in sicurezza il figlio raccontandogli che quelle cose orribili che vede intorno a sé in realtà non sono altro che un grande gioco fantastico. È un film che ha ricevuto un consenso planetario, no? Per l'appunto è stato anche premiato con diversi Oscar, però ha ricevuto anche qualche critica. Per dire, Monicelli lo ha accusato anche di revisionismo storico, perché non è vero che Auschwitz è stato liberato dai carri armati americani, erano sovietici, ma forse la critica più pesante è venuta appunto da Liliana Segre, no? che ha accusato il film di banalizzare, di avere banalizzato la Shoah. Volevo sapere che cosa ne pensa. La vita è bella. C'è una mia vecchia amica che si chiamava Giuliana Tedeschi, che è stata ad Auschwitz, ha scritto tra l'altro una delle più belle memorie, si chiama C'è un punto della terra, uno dei più bei racconti delle memorie su Auschwitz. Però con Giuliana a un certo punto ci siamo detti basta, non ne parliamo più, sino non ne siamo più amici, perché litigavamo ferocemente su questo film, che a me piace molto. Cioè io non sono affatto d'accordo né con Liliana né con gli altri critici, non da un punto di vista cinematografico, non saprei che dire, non è il mio mestiere quello di critico cinematografico. Però secondo me, intanto, mettiamolo così, è curioso che, il problema è che spesso la Shoah viene considerata una questione non dicibile, tutto si può raccontare, tutto. Il problema è che è difficile spesso. Però è difficile che dalle stesse critiche fatte a La vita è bella perché era troppo fantasioso, poi invece Schindler List perché era troppo realistico. Cioè la verità è che non esiste il film, è un film, e quindi è una rappresentazione del mondo. Poi questa rappresentazione può piacere o meno, può essere più o meno realistica, ma la Shoah non è intangibile, non c'è nulla di cui non si possa... Io e Giuliana Tedeschi abbiamo riso tantissimo parlando di Shoah. Dico Giuliana perché era una vecchia amica. Cioè si può ridere di tutto, si può parlare di tutto, si può raccontare tutto, con rispetto, ma anche senza, cioè l'idea dell'intangibilità significa prendere qualcosa e tirarlo fuori dalla storia, che diventa metastorico, al di là della storia. Invece le cose stanno nell'umanità, no? Stanno in tutto. Uno dei film più divertenti sulla Shoah è Monsieur Batignol, che è un film francese in cui si racconta di questo signore che alla fine salva dei bambini che vorrebbe non salvare affatto, e si ride parecchio in quel film, e si ride parecchio anche nella vita bella. Quindi, no. Però
non basta dire no, c'è anche un sì, cioè che cosa interessante di quel film. Secondo me tanto non è un film sul bambino, è un film sul genitore. È un film sul genitore. Cioè, no, non mette in sicurezza, io la vedo così, ma sono poi ognuno vede quello che vuole, ma secondo me non è che mette in sicurezza il figlio. Lui fa una cosa che hanno cercato di fare tutti i genitori dei bambini perseguitati, e cioè cerca di creare un simulacro di normalità in una condizione assurda. Il gioco è quello, un tentativo di costruzione di un simulacro di normalità. Non si può mettere in sicurezza nessuno ad Auschwitz. La condizione di un bambino è la morte, l'eccezione è la sopravvivenza per un bambino ad Auschwitz. Quindi quello che fa il gioco, il genitore fa quello, e io lo ritrovo nei racconti dei genitori. Io ricordo uno dei racconti più belli, è quello di un papà che è nascosto con i due figli in una cascinale in Toscana, non mi ricordo neanche più bene, fa una cosa bellissima per due bambini, cioè fa un gioco bellissimo, cioè tutte le sere annoda le lenzuola e si calano dalla finestra del retro, che è un gioco bellissimo, pensiamo a due bambini che giocano a scendere avventure. Per il padre è un gioco della salvezza, è un gioco terribile. Quindi i punti di vista sono, cioè, interessanti confrontarli. E quindi il gioco, aver immesso il gioco dentro a questa storia, è importante, perché significa acquisire il punto di vista dell'infanzia. I bambini giocano sempre. Ma è un dato di verità, cioè giocavano. Ma giocano dappertutto. Dappertutto. Quando i bambini giocano a Ravensbrück, all'Aftling e al, cioè all'internato e al Capò, non sono degli psicopatici, sono dei bambini che, come tutti i bambini, cercano di dare senso al mondo, lo interpretano, gli danno un confine, lo rendono comprensibile. Sì, lo riproducono. C'è una foto terribile del ghetto di Loche, dove c'è questo bambino che giocano, lui è vestito con i vestiti del Jugendamt, della polizia del Jugendamt, con un bastone su questo, e ridono. Il gioco è un dato fondamentale per i bambini, non come passatempo, anche se lo è, ma come strumento di interpretazione del mondo. E i bambini hanno giocato sempre. Questo è interessante un'altra cosa, e cioè i bambini hanno giocato ai bolscevichi e menscevichi dopo la rivoluzione. Hanno giocato ai fascisti e ai partigiani durante la guerra. Hanno giocato sempre a queste cose, no? Casomai la cosa interessante è che il gioco è sempre maschile, in questo del gioco della guerra, è sempre maschile. Le bambine sono escluse dal gioco. L'unica volta in cui le bambine sono accettate in questi giochi è quando non si trovano quelli che fanno i fascisti e i menscevichi. Per cui allora le bambine possono giocare se fanno i cattivi. Cioè no, però questa è un'altra questione. Quindi il gioco, attenzione, perché c'è una distinzione fondamentale tra gioco e giocattolo, la fa in un bellissimo saggio Walter Benjamin, no? Il giocattolo è, il gioco è creazione. Il gioco è la, esiste quando esiste il pensiero sul giocattolo. Il giocattolo di per sé non esiste fino a quando il pensiero non lo costruisce. Il cavallo di legno, dice Benjamin, diventa un vero cavallo e diventa quindi un gioco soltanto col pensiero del bambino. Allora giochi giocattolo, e quando si gioca le palle di neve ad Auschwitz sono bambini che stanno giocando. Quindi il problema non è la follia, il problema è che sono mondi in cui quello non dovrebbe esistere. Il gioco, verrebbe da dire, la forma inconsapevole di resistenza. Quando Primo Levi, come vedete tutti, in Sequestro un uomo, nel forse il capitolo più bello, che è quello del canto di Ulisse, in cui lui dice che fa due cose per resistere: si lava la faccia e ricorda. Cioè due forme altissime di dignità umana. Lavarsi la faccia, una forma di resistenza contro la totale disumanizzazione, e ricordare, come altra forma, per ricordare il canto di Ulisse, appunto, ricordare. Ecco, quelle sono forme consapevoli negli adulti, magari nei bambini inconsapevoli, ma di resistenza a quella disumanizzazione, di affermazione della propria umanità, no? E allora si può giocare a tutto. Non c'è nulla a cui non si possa giocare. L'unica cosa a cui è difficile giocare, accidenti, sapete qual è? Non è la guerra, è la pace. La pace, come si gioca la pace? Beh, a me gioca la guerra, come si gioca la pace?
E a volte succede che quella parola lì sia così difficile, i bambini soldato di cui parlavamo prima, quando vengono poi raccolte le loro testimonianze, quando è finita la guerra, sanno descrivere la guerra, accidenti, ma quando gli dico descrivi la pace non lo sanno. In una guerra come in Sierra Leone, durata 35 anni, le generazioni di bambini soldati non hanno mai visto la pace, non sanno cosa sia la pace. E poi diciamoci la verità. Che mai giocato la pace, noiosissima la pace, ma guarda, è emozionante, non ce la fai, i miei figli, io ho cercato di fare il pacifista, niente armi, niente cose, ho perso miseramente. Però mi sono accorto di un'altra cosa, e cioè, è stupida, lo so, cioè è molto banale, chiunque ha dei figli l'avrà vista, e cioè che alla fine il problema non era che loro avessero le armi, ma erano i valori che gli stavano insegnando, per cui per loro le armi erano un gioco. E allora funziona bene, il problema non è l'oggetto, ma il valore che sta dentro l'oggetto. Allora quando giochi alla fling e al capo, il problema è il valore che ci sta in quello, non è un gioco. Cioè, in uno dei saggi di Eco, il Diario Minimo, lui dice regalate pure ai bambini i mitra e le pistole fitte, perché è in questo modo che creerete le condizioni, le premesse per un ripudio della guerra e del conflitto. Il fascismo invece usa talmente in modo così forte l'arma come strumento che nelle testimonianze dei bambini durante il fascismo c'è il ricordo falso che il moschetto fosse vero. Perché è diventato così forte nella propria immaginazione, nella propria identificazione col soldato, che il moschetto di legno, di latto, di quello che era, nei vari casi, diventa io avevo un moschetto vero. Non è vero. Cioè, però l'arma assume quella capacità di seduzione che qualunque bambino, poi, insomma, ahimè, qualunque adulto vive, perché potenza, potere. Una delle immagini più drammatiche di questa seduzione, ve la ricordo, per me è Taxi Driver, quando lui costruisce il carrello sul braccio e l'arma diventa parte del corpo. E quella seduzione dell'arma e quello di diventare parte del corpo diventa una rappresentazione della violenza e della potenza. Questo è andato fuori. Volevo chiederle qualche cosa a proposito del ritorno dei pochissimi sopravvissuti bambini dopo la liberazione dei campi, no? Cioè in quel periodo che viene identificato con diciamo come la tregua. Naturalmente sia gli adulti che i bambini cominciano questo percorso di avvicinamento ad un mondo che non vuole conoscere le loro storie, no? Che non ha neanche, probabilmente non ha neanche gli strumenti per ascoltarli e per comprenderli. Però nel caso dei bambini che sono più vulnerabili, questa impossibilità di comunicare è ancora più forte. Peraltro appunto lo ricorda spesso Liliana Segre, che qui citiamo spesso e volentieri. Però scusi, Liliana non era una bambina. Non è una bambina, ma lo era all'epoca. No, vabbè, insomma, aveva 15 anni, 14-15 anni. 13. Era un'altra cosa. Comunque, No, giustissimo, sono... accolgo l'obiezione, però sentiamo che cosa dice il professore Popoli, cioè come hanno potuto elaborare, diciamo, il ritorno a casa a questi bambini, l'infanzia, ecco, con tutti i problemi che ci sono oggettivamente nella comunicazione della loro condizione. Intanto la prima cosa da dire è che i bambini normalmente vogliono tornare a vivere più che raccontare, sono gli adulti che sono tutti uguali ai vecchi marinai di Coleridge, perché quando tornano vogliono raccontare o devono raccontare ad ora incerta, per usare l'espressione di Coleridge del racconto di Primo Levi, no? I bambini vogliono vivere e certamente questo è un problema, però è un problema secondo me su due versanti. Il primo è il problema dei pochissimi bambini sopravvissuti, perché non dobbiamo dimenticarci, c'era la condizione ad Auschwitz o negli altri campi, diciamo della Shoah, quindi Treblinka, Bezzek e così via, e la morte. Quindi tornano pochissimi bambini, i sopravvissuti sono un numero estremamente limitato. Questi bambini quindi hanno una difficoltà enorme. E poi l'espressione da tregua è un po'...
rischiosa, perché la tregua in realtà è esattamente la camera di compensazione tra la fine del lager e il ritorno a casa. In realtà è una storia che non finisce con il ritorno a casa, il ritorno va avanti. Io racconto questa cosa qui alla fine, chiudo questo libro, che racconto di Ida Malcheria, che è la bambina deportata da Auschwitz, che poi nel dopoguerra ha avuto una delle migliori cioccolaterie del Portico d'Ottavia a Roma. Ida Malcheria racconta che un giorno è in macchina con suo figlio a Roma, e il figlio, c'è una classe dei bambini che attraversano la strada. Il figlio dice: ah, guarda quei bambini che stanno andando a scuola. E lei dice: io vedo dei bambini che vanno alla camera gas. Cioè, quella dimensione, quella memoria, quella formazione, quell'identità rimane un dato fondante. Casomai, quindi, quello è un dato, cioè nel senso che quell'esperienza, come dicevamo prima, è talmente non solo lacerante, ma tra virgolette formativa, identitaria, che diventa una sorta di vaglio discriminante dell'esistenza successiva. Il problema è in che modo quella storia emerge. E i bambini sono bambini, cioè il problema non è andargli a far raccontare la loro storia, casomai è come aiutare i bambini, e quello è stato fatto poco e male, un po' con tutti gli ex-deportati, ma tanto più grave con i bambini, perché per le ragioni che adesso non ripeto, ma come dicevo prima, non c'è racconto senza ascolto, no? L'Italia del dopoguerra non aveva nessuna intenzione di ascoltare, non aveva neanche gli strumenti per ascoltare, non è solo cattiveria, ferocia, neanche gli strumenti, ognuno aveva avuto la sua guerra, le sue perdite, era difficile capire, e c'era anche molta ambiguità in questo, molta volontà di non ascoltare e così via. E poi i bambini, chi li ascolta? Ma chi li ascolta i bambini? Nessuno ascolta i bambini, quindi tantomeno in quel periodo. Quindi, come dire, vivono la stessa condizione degli altri deportati, con la differenza che nessuno li aiuta in quel contesto a elaborare. Una delle cose importanti negli ultimi 30-40 anni è che le guerre continuano a essere considerate, o è scarsamente considerate. Però, secondo me, la cosa più interessante è un'altra. E cioè che accanto a tutti quei bambini, a quei pochi bambini sopravvissuti, c'è un enorme numero di bambini che non sono stati deportati, ma che non per questo sono stati meno perseguitati. Bambini nascosti. In Italia c'erano circa, io mi sono messo a fare i conti, questa è una cosa, ecco, quanto i bambini non contano. Anche questo. Quando facevo questo libro sulla Shoah dei bambini, a un certo punto ho detto: ma accidenti, quanti erano i bambini ebrei in Italia? E ho detto: figuriamoci, abbiamo studiato in quegli anni precedenti il censimento ebraico in tutti i modi. Qual è l'unico dato che non è stato acquisito? Quanti erano i bambini? Allora mi sono messo a fare i conti io, lievito come, attraverso tutti i processi demografici, calcoli, io non so fare i calcoli, però l'ho fatto, e più o meno mi veniva fuori che tra 0 e 14 anni, che era la scelta che avevo fatto per identificare i bambini, in Italia c'erano circa 7.000-8.000 bambini. Di questi 900 vengono deportati, e vuol dire che tutti gli altri non lo sono. Quindi pochissimi emigrano, perché l'immigrazione è molto limitata, moltissimi si nascondono, la stragrande maggioranza. Quindi noi abbiamo un dopoguerra in cui 6-7 mila bambini che non sono stati deportati ma perseguitati, che hanno vissuto quella fase terribile del nascondersi, cioè, se volete poi su questo ci torniamo, però insomma la fase altrettanto terribile, ma loro non esistono, sono, come dire, dei perseguitati di serie B. Perché come fanno a parlare di fronte a quello che è successo? Parlano negli anni 90. 90 parlano. Cioè, sono, come è sempre capitato, i nonni che parlano ai bambini. E non ai figli, ma ai nipoti. Saltano una generazione. Quindi c'è una condizione anche di tutti coloro che non hanno neanche, come dire, il marchio della persecuzione, perché non sono stati ad Auschwitz. Perché non sono stati deportati. Non è che hanno vissuto meglio. C'è un bambino, una volta mi ha fatto un'intervista a questi bambini nascosti, e mi ha raccontato questa roba. Cioè, lui era nascosto dal Piemonte, Bari di Lanza, dove era, non mi ricordo. E lui viene nascosto in una cascina. E tutto il suo mondo per mesi è la fessura tra due assi in cima a questo posto dove lo nascondono. Tutto il suo mondo, su questa strada che c'è sotto questa cascina, tutto quello che vedeva per mesi era questa fessura, quello che riusciva a vedere era questa fessura. Quella condizione terribile, tanto che c'è un racconto di un bambino olandese
che dice a un certo punto una cosa assurda, apparentemente assurda, e dice: la mia Auschwitz è iniziata nel 45. E dice: come nel 45? La Shoah è finita nel 45. No, perché lui, un bambino, aveva 3-4 anni, quanto aveva, olandese, viene nascosto ai suoi genitori da degli amici, dei conoscenti, e loro vanno da un'altra parte, no? Cioè, lui nascondersi da un'altra parte. E lui racconta che, in fondo, lui in questi 2-3 anni che è stato da queste, ha vissuto bene, ha mangiato, ha letto, non ha avuto paura, l'hanno trattato molto bene, così. Lui era felice, relativamente questo può essere, ma anche perché aveva in mente una cosa, rivedo i miei genitori. E quello non accade, perché quando finisce la guerra scopre che i genitori sono stati uccisi ad Auschwitz. E la sua Auschwitz inizia nel 45. Anche qui la cronologia non è uguale per tutti e l'esperienza non è uguale per tutti, ma sui bambini ha un'altra dimensione, no? Quindi il ritorno è stato un ritorno lunghissimo, posto che finisca il ritorno. Per cui parlare della tregua non per vedere, sì. Significa in realtà identificare quella condizione di sospensione, di una camera di compensazione prima del ritorno. E non è un caso che del ritorno non si sia parlato. Io ho parlato con altri, per la prima volta il ritorno, il primo convegno è stato fatto in Italia sul ritorno dai lager, è stato fatto nel 1990 a Torino. Fino al 1990 nessuno aveva parlato di quella fase. Cioè finiva, e tanto, scusate, per dirvi come poi insomma le cose mutano e così via. Quando io appena laureato c'era questo convegno, mi chiedono di fare una relazione, sono tutto contento, giovane, faccio la prima relazione al convegno, quindi mi metto a studiare. Vado alla biblioteca civica di Torino. All'epoca, lo ricorderete, non c'era il computer, quindi c'erano soltanto gli schedari, no? E io vado, mi devo occupare di deportazione, vado sul soggettario, deportazione. Non c'era un dito sulla deportazione. Poi, a me capita una volta ogni 10 anni, avevo un colpo di genio. Quel decennio è stato quella mattina lì, per cui dico, no, vado a vedere, vado a cercare il campo di concentramento. Ed era tutto lì. Ed è interessante perché significava che tutta la lettura di quell'esperienza era concentrata sull'idea del campo di concentramento. Non c'era un prima, non c'era un dopo. Allora, la costruzione dell'esperienza di vita, cioè anche di quelli deportati, che nasce prima, nella sega, come ha detto prima, c'è una scuola dove è stata, era orfana di madre, aveva un padre che la curava, aveva, ci sono queste foto, adesso sono tutte le foto di Liliana, ha lasciato le sue foto alla CEDEC, no? Se voi adesso andate sul sito, non so se le possono vedere, ma il suo archivio fotografico è qui a Milano, c'è la CEDEC, c'è documentazione ebraica contemporanea. Allora, vedete quelle foto da bambina, felice, contenta, c'è un prima e poi c'è un dopo. Cioè, quell'esperienza va analizzata in tutto il suo dipanarsi. Però, appunto, c'è stato un tempo in cui quella storia non aveva cittadinanza. Perché? Un po' perché finiva con il campo. Cioè, finita la deportazione, finita l'esperienza, di cui non si coglieva la profondità. Una mia amica deportata ad Auschwitz, Elena Recanati, raccontava che quando lei torna va in treno e cerca di raccontare quello che è successo alla vicina sul treno, la signora guarda e dice sapesse anche a me tutti i vetri delle finestre rotte in un bombardamento. Allora tu dici ma che feroce, in realtà sarebbe ingiusto, cioè ognuno aveva avuto la propria esperienza, era difficilissimo capire. Poi ci voleva una certa disponibilità a capire, ovviamente, però era complesso. Per i bambini fu il silenzio quello che li accompagnò, il silenzio dei pochi sopravvissuti e il silenzio dei tantissimi sopravvissuti, perché nascosti, che avevano vissuto un'esperienza altrettanto drammatica, perché i 20 mesi più o meno quando furono nascosti i bambini furono di nuovo degli abbandoni, furono del bisogno di cambiare nome, cambiare case, non sapeva chi chiedere perché era rimasto isolato. Fu esperienza anche lì diversissima per tutti. Però, anche quei bambini vanno ricordati. Ecco, diciamo questo. Due osservazioni, prima di fare, diciamo, di arrivarci. Scusate, vi invito a tenere d'occhio
L'orario. Sì. Perché è l'ultimo treno per Yuma. Esattamente. No. Spero che non vada così. La prima è che prima abbiamo parlato del censimento degli ebrei. Se qualcuno ha delle curiosità può andare alla Cittadella degli Archivi, dove si possono vedere quelle schede, quei registri. Sono visibili, quindi è un'esperienza interessante. C'è anche ovviamente la scheda di Liliana Segre. E sempre a proposito di Liliana Segre, che ormai è diventata parte del nostro incontro di oggi. Ho trovato scioccante addirittura una parte del libro dedicata a lei, quella che riguarda, diciamo, la condizione dei bambini nei lager e soprattutto l'irriconoscibilità dell'infanzia alla fine di questa tremenda esperienza. Quando lei scrive che quando arrivano ad Auschwitz, gli americani compilano ovviamente tutte le schede dei detenuti e su quella di Liliana Segre scrivono così a occhio 45 anni e rimangono interdetti invece quando scoprono che questa persona di anni ne ha 14. Ora poi la categorizzazione è discutibile, però di fatto la storiografia la comprende, diciamo, nella categoria dei bambini. Pesa 32 kg. Ovviamente il corpo è magro, è denutrito, i capelli cominciano a diventare bianchi. Ecco, non è una bambina, è una, secondo gli americani, è una persona che ha abbondantemente superato anche i 40 anni. Questo io l'ho trovato, come dire, è un'osservazione che può sembrare marginale, ma personalmente mi ha molto colpito, direi anche proprio scioccato. Ma chiuso questo e avvicinandoci alla conclusione, prima magari di dare la parola a qualcuno se ha delle curiosità. I treni dell'accoglienza o i treni della felicità, secondo l'espressione coniata dal sindaco di Modena. Ecco, naturalmente è l'ultimo libro che compone questa trilogia. Ed è appunto una ricerca che ci parla di infanzia, di solidarietà, di povertà, di protagonismo femminile. Però, diciamo, forse più che di tutto, ci parla di che cos'era la politica negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra. Ecco, lei dice che durante tutta la stesura del libro, la domanda che l'ha accompagnata è stata: come faccio a spiegare che esiste anche la bella politica? Che la politica è bella. Che la politica è bella. Che la politica è bella, diciamo, almeno come possibilità, perché poi c'è anche la politica fatta di interesse personale, di egoismo, no? Poi invece c'è una politica che invece è fatta anche di valori, di come dire, di agire nell'interesse collettivo e per il bene della comunità. I treni appunto dell'accoglienza descrivono in modo perfetto appunto questa idea di politica bella. Sappiamo che tutto comincia, diciamo, nell'ottobre del 45 a Milano, nella cosiddetta stanza della stufa rossa. Sto semplificando, diciamo, possiamo far partire da lì l'inizio di questa campagna e finisce nell'inverno del 47-48 con l'invio al nord delle ultime migliaia di bambini napoletani. Ecco, il locale della stanza della stufa rossa è quel locale che la Federazione Milanese del PC mette a disposizione della commissione femminile. E in questa stanza, un giorno appunto dell'ottobre del 45, entra Daria Malaguzzi Valeri, compagna e contessa, molto conosciuta all'epoca perché scrittrice anche di libri per l'infanzia, con una proposta, cioè trovare una sistemazione ad alcuni bambini sfortunati, poveri della sua zona. E naturalmente l'idea viene accolta e alla fine saranno migliaia poi i bambini che troveranno un posto, una famiglia in altre città, a cominciare da Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, eccetera.
Ecco, il gruppo, il cosiddetto gruppo della stufa rossa si mette al lavoro, vengono coinvolte le altre, come dire, altre organizzazioni che fanno capo sempre alla Federazione Milanese, coinvolgono la delegazione dell'Alta Italia e gli organismi dirigenti del partito. E della delegazione dell'Alta Italia fa parte una persona che dovrebbe dirci qualche cosa, Stellina Vecchio. Stellina Vecchio, nome di battaglia Lalla, è qui a Niguarda il 24 di aprile e sta pedalando accanto a Gina Galeotti Bianchi, no? Nome di battaglia Lia, quando quest'ultima viene uccisa incinta di 7 mesi. Ecco, vabbè, questo lo dico prima di entrare bene nell'argomento dei treni, perché mentre mi passava sotto gli occhi il nome di Stellina Vecchio, osservavo, no? Mi dicevo come sono inesauribili, no? certe storie. Come certe storie si manifestano a sorpresa, no? Attraverso i frutti della loro generosità, della loro coscienza civile, del loro agire politico, sempre a proposito della politica, della politica bella. Ecco, chiusa questa parentesi, diciamo, locale, ecco, le chiedo di spiegarci appunto che cosa sono questi treni dell'accoglienza o della felicità. Quanto tempo abbiamo? Facciamo una cosa sintetica. Sintetica, molto sintetica. Sì, no, comunque è vera questa cosa, cioè questo libro è nato dopo gli altri due, cioè Lasciare i bambini, l'infanzia nel guerra 900, e io francamente ho bisogno di una bella storia, cioè non potevo continuare a parlare di bambini che morivano. Ho bisogno di una storia che finisse bene. E allo stesso tempo però avevo questa urgenza mia per questo libro, nato nel tempo, quindi in un paese nel quale l'idea che la politica sia una cosa orribile da cui stare lontano è diventata un fatto diffuso, come dire, un'idea che è andata al governo, è un'idea che è diventata dominante. E invece la politica è bella, e quindi come fare a spiegare la politica è bella? L'unico modo è andarlo a cercare nel passato. Io faccio lo storico, quindi vado a cercarlo nel passato, quella roba lì. E l'ho trovata, nel senso che in realtà questa è una storia lunga, una storia che attraversa tutto il Novecento e che vale la pena di raccontare. Allora, adesso vi spiego la storia, anzi ve lo spiego subito, però poi vi dico un'altra cosa che secondo me è ancora più importante. Treni accoglienza, io chiamate accoglienza perché, di nuovo, per me la parola accoglienza è la parola di oggi, cioè la parola dominante, che dovrebbe essere dominante, la parola accoglienza. Quindi quelli che sono stati chiamati treni della felicità, io li ho rinominati, per quanto rimangono i tre a felicità, perché dopo bella l'espressione tre a felicità, la tre accoglienza significava, i tre a felicità cosa significano ancora oggi, no? Ed è un'operazione in cui, quando dicevi l'inesauribilità, la vera storia di questa è l'inesauribilità delle donne. E questa è una storia femminile, è una storia di donne che decidono che c'è un problema grosso come una casa, cioè l'infanzia e la povertà, che è un dato essenziale del dopoguerra. Su Milano è evidente, andatevi a vedere I bambini di Milano, che è un documentario di Comencini, che è stato il suo primo documentario realizzato nel dopoguerra sui bambini, poi fa subito dopo un film che si chiama Proibito rubare sugli Sciuscià di Napoli, e che affronta questo tema, ed è un tema molto pratico. E la cosa interessante, non è strano che lei abbia fatto quello, perché una delle cose che colpisce di più dell'esperienza femminile del dopoguerra, differenza di quella maschile, è che le donne, per ragioni evidenti, è come se avessero un progetto pratico di costruzione della democrazia, che avviene facendo tante cose diverse, mettendo su un asilo, aiutando i bambini che non hanno da mangiare, facendo tante cose. È impressionante, guardate le storie femminili del dopoguerra, dove non è che hai fatto quella cosa, hai fatto politica nel partito, no, hai fatto tante cose. E questa è un'esperienza molto femminile, cioè le donne, infatti, all'inizio gli uomini del PC gli dicono ma no, poi dopo quando capiscono che funziona diventa invece l'operazione del Partito Comunista, ed è molto maschile a quel punto. All'inizio mi sembra di ricordare che gli uomini, i dirigenti del PC, pensavano
a qualche cosa riservato ai bambini, Gianni, certo, dicono i comunisti, dicono aiutiamo i bambini, figli dei partigiani, certo. Noi aiutiamo tutti. Poi si costruisce il mito anche del bambino fascista, tutto il resto. Però resta il fatto che l'idea è che si aiuta i bambini. E quindi inizia questa operazione di aiuto ai bambini, parte da Milano, quindi con i bambini delle periferie milanesi. Ed è interessante che si vada a cercare l'assistenza, cioè in Emilia Romagna, che sono i bambini che all'inizio del secolo, quando ci sono stati i scioperi contadini, erano stati accolti a Milano. Dai compagni socialisti di Milano, quindi c'è una sorta di restituzione, no? Quindi facendola breve, che viene a Milano, migliaia, si trovano migliaia di disponibilità in Emilia Romagna, erano partite da 10 bambini, migliaia, allora poi funziona anche a Torino invece verso Mantovano, Bergamo, insomma migliaia di bambini, poi alla fine del 45 a Roma c'è il primo congresso del dopoguerra del Partito Comunista, Teresa Noce, che è la grande figura che organizza questa cosa, va a Roma dalla tribuna del Partito Comunista, del congresso, racconta questa cosa, Togliatti che è mica scemo, capisce due cose fondamentali. Uno, che questa roba, cioè, bambini, il padre giornalista dice tre cose, bambini, fiori e cani, sono le tre cose che funzionano sempre nel racconto. Capisce quella, capisce anche un'altra cosa, che se questa operazione la spostiamo a sud, allora quell'operazione di un partito nazionale magari trova anche attraverso questo una chiave possibile con quel sottoproletariato che del Partito Comunista non gli frega niente e vota monarchico, no? E quindi questa operazione inizia da Cassino, il luogo simbolico della povertà del sud, della guerra, delle distruzioni, poi Napoli, poi Roma in realtà e poi Napoli. Insomma, nell'arco di 3-4 anni vengono portati a nord qualcosa come 30-40 mila bambini. D'inverno, perché l'idea è portarli per 2-3 mesi d'inverno, dargli da mangiare, farli ingrassare e poi riportarli a casa. Cosa che avviene, poi alcuni rimarranno a nord e così via. Questa è una storia di bella politica. Perché? Scusate la sintesi, ma perché voglio raccontarvi un'altra cosa che secondo me è più interessante, non del mio libro, ovviamente, la legge, ma insomma che sta dentro. Perché parte da una cosa, ed è lì la ragione, può sembrare assurdo per cui io ho scritto questo diavolo di libro, è che io mi domando, ma come, adesso rischio la retorica, lo so, però lo faccio lo stesso. Cioè, quando un bambino sbarca da un barcone nel Mediterraneo, cioè tu non ti devi domandare dove vieni, devi domandare semplicemente dove ho una coperta del cibo e abbracciarlo. Fine. Poi tutto quello, resto viene dopo. Ecco, questa operazione parte da questo principio basilare. C'è un bisogno, si risponde al bisogno. La politica è questa roba qui. C'è un bisogno, si risponde a un bisogno. E si costruisce un mondo a partire dalla capacità di rispondere ai bisogni. Non che è solo la risposta ai bisogni, ma la visione del mondo parte dai bisogni materiali delle persone, accidenti. È per questo che la sinistra è morta, ma questo è un altro discorso. Però la storia, quindi, secondo me bisogna prenderla da lontano. La storia che vi racconto, e così finiamo con la storia, perché è vero, perché io ho capito nella mia vita, che io vado in giro per il mondo a raccontare, che l'unica cosa che si può raccontare al mondo sono le storie. E non perché siano, no, perché stanno insieme, perché riescono a entrare tra le persone, a incuriosire le persone, poi se le persone vogliono, leggeranno, sapranno, insomma, fanno quello che vogliono. La storia però, che è fondamentale per collegare, per capire il Novecento, è la storia di una donna, che adesso vi dico chi era, credo che nessuno di voi la conosca, ma può darsi di sì, Eglantyne Jebb. Avete mai sentito questo nome, Eglantyne Jebb? No. È una signora inglese, una buona borghesia inglese, che nel 1919 protesta a Trafalgar Square con altre donne. Perché? Perché in quel momento a Vienna, in particolare, ma negli imperi centrali, stanno morendo i bambini di fame. Perché, se vi ricorderete che nella prima guerra mondiale è stato fatto il blocco navale per cercare di vincere, l'Inghilterra, cosa fa? Continua il blocco navale anche dopo, mentre ci sono le trattative di pace. Come dire, intanto io ti spada di Damocle, che vediamo cosa firmi, no? Il blocco navale ha prodotto qualcosa come 800.000 morti civili. E continuano a morire i bambini, a Vienna in particolare, è affamata, non arriva cibo. E loro vanno in Trafalgar Square a protestare, perché quelli, dice, sono i figli dei nemici del giorno prima, ma sono bambini, no? Stanno morendo di fame. L'arrestano. E poi la libera, non è un grande arresto, però lei capisce che bisogna fare qualcosa. Allora con altre donne, lei è una femminista, con altre donne femministe vanno nel maggio del 19 alla Royal Talbot Hall di Londra e fondano un'organizzazione che vi conoscete benissimo, che si chiama Save the Children.
che nasce quindi il 19 per contesto. A quel punto, se decide, una delle cose, così almeno capiamo come i treni attraversano il mondo, una delle cose di cui si occupa sono il fatto che questi bambini muoiono a Vienna. E allora a Vienna c'è un sindaco socialista che si rivolge a sindaci socialisti europei, e compreso il sindaco socialista di Milano, Caldara, che si conoscevano bene. E allora l'Italia e in altri 5-6 paesi decidono di accogliere questi bambini con i treni, che a quel punto si chiamano treni dell'amicizia, e vengono quindi 5.000 bambini, arrivano da Vienna, vengono portati per fare la stessa cosa che poi sarà fatta 40 anni dopo, per portarli e dargli da mangiare. Allora Caldara riunisce i sindaci dei diversi paesi intorno a Milano. Una delle cose che mi ha colpito di più, che ho scoperta dopo aver scritto questa cosa, quando ho fatto la puntata per la radio Wikiradio, ho scoperto questa cosa, non sapevo, e cioè che uno dei sindaci che va a parlare a Milano con Caldara e gli altri sindaci è il sindaco di Codogno, che noi conosciamo ovviamente per il Covid, e ritorna questa storia curiosamente, no? Quasi un filo rosso. Comunque vengono 5.000 bambini e questi bambini vengono aiutati a fare esattamente la stessa cosa che verrà fatta dopo. Ed è esattamente la stessa cosa che 10 anni prima avevano fatto a Milano e in altre città per i bambini, a Genova, per i bambini che erano i figli dei contadini che protestavano, oppure dell'industria siderurgica, e che protestavano all'Isola d'Elba e così via, e che mandavano i figli a svernare dai compagni perché non potevano farlo. C'è un bellissimo racconto, doppio racconto cinematografico, il Novecento di Alberto Lucci, qui si vedono questi treni dei bambini che partono dalla campagna dell'Emilia Romagna e tu sai che stanno andando in qualche posto, e poi un giorno ho scoperto un racconto di Gorky che nello stesso anno, 1908, scrive il racconto di quei bambini che arrivano a Genova. Quindi è come se noi avessimo il racconto cinematografico dei bambini che partono, esattamente, poi del racconto di Gorky. Insomma, per dire che questa storia dei treni che ho provato a raccontare è una storia che arriva fino a noi. È una storia con i bambini accolti dopo Chernobyl. È la storia dei bambini che accogliamo anche adesso con l'Ucraina. E questa è una cosa interessante per un motivo, per me. Perché nella politica, e soprattutto nella storia italiana, c'è un dato che, se non retorizzato, ma compreso storicamente importante, cioè noi abbiamo un elemento straordinario, eticamente e politicamente, la capacità di costruire solidarietà. E il nostro è un particolare paese in cui c'è due filoni. Uno è il filone della solidarietà cattolica, l'altro è il filone della solidarietà socialista. E sono due filoni potentissimi nella storia d'Italia, che hanno costruito esperienze e che spesso sono passate attraverso i treni, ma che dovrebbero costituire, non, attenzione, l'elemento delegato al privato. Per cui noi viviamo in un mondo in cui purtroppo c'è Save the Children, purtroppo c'è Human Rights Watch, purtroppo c'è l'Unicef, purtroppo c'è Medicine senza Frontiere. No, quella storia ci racconta che aiutare le persone è un'operazione politica e pubblica. Se viviamo, io spero di vivere in un mondo dove Save the Children chiude baracche e burattini e non faccia più niente. Perché significa che ce ne occupiamo noi. Allora, quella storia per me è la bella politica, perché sono persone che hanno detto ce ne occupiamo noi. Se un bambino sbarca, ce ne occupiamo noi. E ce ne occupiamo noi come Stato. Siamo nel 45, lo Stato nascente, la costruzione della democrazia che passa attraverso l'esperienza femminile, che rivendica e che trasforma in un'operazione di intelligenza politica straordinaria quella che è il ghetto, perché le donne vengono messe nel ghetto di occupate di bambini, cioè le donne si occupano di bambini, no? E trasformano quello che è una marginalizzazione in una grande operazione politica e di protagonismo politico. E questa, ragazzi, è una storia che purtroppo finisce nel 48, perché è vero che è una storia a lieto fine, ma anche la storia di una sconfitta. E dopo il 48 riporta indietro le lancette dell'orologio, e quell'esperienza, forse, se siamo ottimisti, è rimasto un fiume calcico che ha attraversato la storia del socialismo ed anche del mondo cattolico italiano, ma sicuramente che si è fatto di tutto per cancellare. Professore, devi tornare a Torino. Ovviamente come? In treno.
E quindi diciamo abbiamo veramente pochi minuti, però se qualcuno ha delle curiosità su argomenti, temi che non sono stati trattati, forse abbiamo il tempo per rispondere sinteticamente. Prego. Io non ho delle domande, però voglio fare dei complimenti perché noi che io sono come Angelo un presidente di una sezione Ampi di Bergamo, io, lui è di Niguarda, perché quello che è emerso dalla sua illustrazione è stata quella di capire quello che è successo per capire oggi. Cioè, quando noi parliamo al giorno d'oggi di antifascismo, dobbiamo tener conto che adesso il, tra virgolette, fascismo impedisce l'arrivo di bambini che scappano da guerre, fame e quant'altro di peggiore, come quei bambini. Quindi il suo intervento mi ha fatto... Cioè, dobbiamo conoscere per attualizzare l'antifascismo, cos'è stato il fascismo e dove si nasconde al giorno d'oggi. Quando fanno, oggi stamattina sono saltato l'ascolto, prima ho scoperto che hanno fatto un liceo del Made in Italy. Cioè, sono dei comici per me, perché alle volte l'altra cosa che è emersa dalla sua spiegazione, cioè dalla sua, che è stata bellissima veramente, mi dispiace che non l'abbiamo fatto in un luogo anche più ampio, è quello di che non lo speriamo, ad esempio alla Casa della Memoria, tanto per fare un nome, è quello che non siamo capaci di ascoltare i bambini. Noi oggi lo viviamo, non siamo neanche capaci di ascoltare i ragazzi. Sono riusciti a criminalizzare questi ragazzi che combattono per i cambiamenti climatici e adesso sono accusati di associazione a delinquere. E questo è fascismo, secondo me, oggi. Ecco, era... solo una cosa. Al microfono. Sì, al microfono. Ascoltare significa anche guardare. Ed è vero quello che dice bambini, ragazzi, tutto il resto. Significa anche guardare. Per cui se uno guardasse quelle macchie sui muri e quelle cose, forse si farebbe qualche domanda. Invece la paura che il nostro mondo sia messo in discussione produce mostri. Lo dico perché una delle cose che a me ha colpito di più, occupandomi di queste cose, e provare a guardare quello che i bambini hanno raccontato nel loro modo, cioè nei disegni. Io ho usato molto i disegni dei bambini per raccontare la loro storia, perché i bambini non è che parlano necessariamente, perché i bambini da 0 a X anni ci sono quelli piccoli che non parlano, ci sono quelli poi che parlano e poi hanno le forme diverse del racconto, no? Allora, chiudo soltanto con il disegno dei disegni, quello che a me mette sempre... mi fa capire che se non guardiamo le cose, non le pensiamo esattamente e non le riferiamo al nostro mondo, rischiamo di vedere soltanto la parte esterna, non superficiale. C'è un disegno di un bambino ugandese, un bambino soldato, finisce la guerra in Uganda, che è durata 20 anni, insomma era una stata lunghissima, finisce la guerra in Uganda, lui viene smobilitato e viene mandato a scuola, lui non c'è mai stato a scuola, e quando è a scuola fa un disegno. Disegno della sua classe, ed è un disegno bellissimo, bello, cioè immaginate, c'è un disegno colorato, quindi prima di tutto, e poi c'è la lavagna, c'è la cattedra, ci sono i banchi, ci sono i suoi compagni, c'è la maestra, cioè è un disegno bello, cioè felice, no? E poi c'è la didascalia, che scrive questo ragazzino, e scrive: la scuola è bella perché quando sbagli non ti uccidono. Che ci fa capire che quella fonte ci racconta molto di più, però ripeto, è vero, bisogna saper ascoltare, bisogna anche saper guardare, bisogna anche fermarsi e poi io credo, quello che dicevo lo credo davvero, bisogna rispondere profondamente ai bisogni delle persone e i bisogni materiali delle persone ce li siamo dimenticati
sono bisogni, cioè a me colpisce tantissimo quando vedo le immagini della, della Caritas, delle file fuori la Caritas, cioè mi colpisce tantissimo per quello, è un bisogno così materiale, reale, immediato, e pensare che se debba occupare, siamo tutti grati, se debba occupare un'organizzazione privata, privata, ci dice, secondo me più di un'altra casa, la sconfitta dello Stato di fronte ai bisogni delle persone, la sconfitta a sinistra di fronte ai bisogni delle persone, cioè la sconfitta di chi dovrebbe interpretarlo e farla propria, e questo credo che sia qualcosa che ci interroga, e ci interroga ognuno a suo modo. Il mio modo per interrogarmi è andare a cercare nel passato. Trilogia, ma c'è anche un quarto che arriva. Ah, ecco, questa è la questa, questa, a fine dell'anno. Su? No, il segreto. Ho sentito molto la sua considerazione sulle donne che fanno cose. Sì. E mi ricordo un libro che ho letto di una partigiana di Sesto, sono del Sesto San Giovanni, Annunciata Cesani, che quando le chiedono di fare l'assessora, lei, come molto, io non sono una donna che viene dal femminismo, quindi capisco il suo concetto, lei li guarda e dice: ma io non conosco le leggi, cioè, non so, cioè è un modello maschile anche lei. Loro la guardano e le dicono: no, no, tu sai fare le cose, a noi ci serve uno che sappia fare le cose, vai benissimo. Cioè, la non valorizzazione anche da parte nostra di queste competenze, cioè interiorizziamo un modello che non sempre serve, se devi fare delle cose le sai fare, mi basta quello. Però ecco, lei ha accolto questa cosa che io stessa da donna non avevo mai capito. Lì c'è, ripeto, c'è una sorta di costruzione quotidiana della democrazia, ed è un fatto secondo me molto femminile. Anche la costruzione all'interno della resistenza, la partecipazione nella resistenza, ma anche nel dopoguerra. Cioè questa idea che la democrazia la costruisci non senza la grande politica, perché non stiamo parlando di un gruppo di persone che fa solo cose, ma che ci sono dei bisogni materiali. Se i bambini non andano a mangiare, devi mettere su una mensa. Se i bambini non vanno a scuola, devi liberare la scuola dagli sfollati e trasformare le scuole, devi portare i banchi, devi portare matite, devi fare queste cose. Una volta un mio amico che si occupava della comunicazione di una grande organizzazione umanitaria mi ha raccontato che loro continuano a mandare i pacchi, no? Le popolazioni in difficoltà e tutto il resto. Poi a un certo punto si sono resi conto che mancava una cosa in quei pacchi, una cosa, fogli e matite. Cioè non avevamo pensato che tra i bisogni fondamentali dei bambini c'è anche quello, il racconto, il scrivere, tutto il resto. Cioè questa cosa, secondo me, nel mondo del femminile è molto più presente. Bene, allora possiamo chiudere. Possiamo chiudere qui. Grazie. La lasciamo libero. Ah, no, grazie a voi.